devi sistemare la tua casa. Ci pensiamo noi. Fratelli Sebastianelli, solo soluzioni. Buongiorno da Giulia Mancinelli. In primo piano la cronaca. Una tragedia si è consumata ieri mattina in una villetta a Filetto di Senigallia. Un uomo di 79 anni, Marino Giuliani, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio preterintenzionale della moglie Valeria Baldini, di 77 anni. L'uomo avrebbe soffocato la donna chiudendole bocca e naso con una mano per non sentire i suoi lamenti. L'anziana, infatti, era affetta da Alzheimer. Il PM ha disposto gli arresti domiciliari di Giuliani presso alcuni parenti in attesa della convalida dell'arresto. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per vento valido per tutta la giornata di oggi. L'interazione dei flussi occidentali con la catena appenninica determinerà un rinforzo della ventilazione, specie sul settore centro-settentrionale della regione. Il territorio in cui ricade il comune di Senigallia sarà interessato da venti da sud-ovest con raffiche di burrasca forte. Il Covid: sono 973 i nuovi contagi registrati ieri nelle Marche, con un tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti che sta scendendo e arriva a 475 positivi. I ricoveri negli ospedali continuano ancora a crescere, sono 162, di cui 4 in terapia intensiva. Nelle ultime ore non si sono verificati decessi. L'amministrazione comunale informa i cittadini che da lunedì gli abitanti nella zona rossa avranno la possibilità di conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti danneggiati dall'alluvione presso i centri ambiente di Borgobicchia, Marzocca e di Sant'Angelo per i rifiuti RAE. In alternativa è possibile usufruire del servizio di ritiro domiciliare gratuito previa prenotazione telefonica al numero verde 800 277 999. Torna dopo 2 anni di stop forzato per il Covid Halloween la festa delle streghe, che si terrà a Corinaldo dal 28 al 31 ottobre. Organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Comune e l'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, la festa propone un mix tra novità e conferme. Special guest della 23esima edizione sarà l'attore Marco Bocci. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.